Allora, a me è stato chiesto di illustrare i progetti che l'associazione in questi anni ha portato avanti, chiaramente con l'inserimento di quelli che vengono definiti strumenti compensativi o comunque strumenti informatici. È un compito che svolgere in 15 minuti è per me molto difficile perché le iniziative sono veramente tantissime. Ho provato a crearmi un percorso che fosse il più chiaro possibile, quindi da questo punto di vista ho suddiviso i progetti perché, come dire, la progettualità all'interno dell'associazione è enorme, anche perché può far leva su competenze anche diverse. Voi sapete che l'associazione ha al suo interno la componente genitori, che quindi porta il percorso anche faticoso che le famiglie affrontano durante gli anni scolastici dei propri figli, ma al suo interno anche i tecnici, il professor Stella appunto, tessera numero uno, e il mondo della scuola. Quindi le tre voci presenti all'interno dell'associazione, a mio parere, fanno davvero la differenza, nel senso che si coniugano nel dibattito interno e danno adito a progettualità veramente importanti. Allora, per quel che riguarda i progetti, appunto, le direzioni su cui ci si muove sono due: i progetti che ricadono direttamente sui ragazzi, col problema di SA, e i progetti invece che si rivolgono al mondo degli adulti, e in particolare chiaramente alla scuola e quindi agli insegnanti, ma non solo, proprio per il discorso che ho appena fatto, anche agli operatori sanitari e alle famiglie. Quindi da questo punto di vista il panorama è molto ampio e devo dire che in questo percorso progettuale l'associazione ha avuto nel tempo e negli anni, ormai è una storia molto lunga, essendo nata nel 1997, voi capite, tra un po' ci avviciniamo ai 20 anni, ha avuto diversi partner, primi tra tutti il Ministero dell'Istruzione, in particolare la Direzione dello Studente, che fin dal 2004, con l'emanazione delle note di cui, che citava il professor Fogarolo all'inizio, diede l'avvio all'introduzione all'interno della scuola appunto degli strumenti compensativi e delle dispense su alcuni temi particolarmente difficili per i ragazzi con disturbo specifico. Il Ministero ha collaborato costantemente in questi anni, abbiamo collaborato con il Ministero per portare avanti tante attività. Mi viene in mente immediatamente l'azione 7 del progetto delle nuove tecnologie e disabilità, gestito appunto in collaborazione col Ministero dall'Associazione, ma non solo, l'azione 4 che ha visto ad esempio il contributo dei formatori AID per la preparazione degli operatori che poi sarebbero andati a lavorare nei centri territoriali di supporto, e da lì in poi tante altre iniziative per arrivare al protocollo d'intesa del 2010, dove si è siglato un accordo a tre, MIUR, Associazione, Fondazione Telecom Italia, per due grandi progetti, uno di formazione e uno di strumenti utili per l'individuazione precoce nelle scuole italiane, soprattutto dalla scuola primaria alla terza classe. Allora, oltre chiaramente al Ministero e quindi a ricaduta tutti gli uffici scolastici regionali, altri partner che in questi anni ci hanno affiancato nelle attività che abbiamo portato avanti, sicuramente le università, le regioni, le case editrici, chiaramente come vi ha appena illustrato il professor Stella, la cooperativa Anastasis con cui abbiamo lavorato tantissimo, e in particolare il gruppo di informatica per l'autonomia con cui poi abbiamo progettato i cosiddetti campus che vi illustrerò tra breve, e diverse fondazioni, oltre a quella della Telecom Italia, la Fondazione ASPI e la Fondazione Banca del Monte, che ha finanziato un progetto che vi illustrerò a breve, e anche chiaramente tutte le sezioni territoriali delle associazioni che possono contare sul contributo dei soci che ormai sono presenti in ben 94 sezioni provinciali. Quindi vado subito ai progetti per gli studenti.
e le ho suddivisi in questo modo: i progetti che coinvolgono direttamente la scuola scusate, e i progetti che affiancano la scuola e quindi che si pongono in parallelo o subito dopo il momento scolastico. Per quel che riguarda il progetto, vado pure avanti, i progetti all'interno della scuola, volevo proporvi questa esperienza che è appena partita in provincia di Lucca, gestita dalla rappresentante territoriale dell'associazione di quella provincia, Patrizia Piccinini, che attraverso il contributo di una fondazione, appunto come dicevo prima, sono riusciti in questa scuola, su alcune classi prime, ad aver incomodato d'uso dei tablet per ogni alunno. Ripercorrendo un po' tutto quello che è stato detto questa mattina, credo che il valore aggiunto di questa esperienza probabilmente sarà proprio quella di introdurre in maniera precoce uno strumento per tutti e quindi senza in un qualche modo, cioè l'uso generalizzato dello strumento permetterà poi di non evidenziare le differenze che successivamente potranno emergere rispetto alle difficoltà specifiche e nello stesso tempo anticipando in maniera così immediata, insomma proprio con l'ingresso nella prima classe, permetterà ai ragazzi di poter procedere utilizzando questo strumento ad integrazione di tutti gli altri strumenti che sono presenti in classe. Quindi non è uno strumento che sostituisce, ma che si integra nelle attività con gli altri strumenti messi a disposizione dai ragazzi stessi da parte degli insegnanti. Rispetto a questa esperienza stiamo pensando poi, una volta che avremo verificato l'efficacia di questo intervento, di progettare, e infatti poi verrà ripreso nell'ultima slide, in quelli che sono i progetti futuri, un progetto di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria che possa vedere in un qualche modo cogliere quelli che saranno evidenziati come gli aspetti più positivi di questa prima esperienza. Gli altri progetti che effettivamente noi andiamo a proporre alle scuole direttamente sono i due progetti per l'individuazione precoce. Aprico, che sicuramente moltissimi di voi conosceranno, è un progetto che ha individuato delle prove che servono per monitorare gli apprendimenti degli alunni per quel che riguarda l'apprendimento della lettura e della scrittura in classe prima, sperimentato per 3 anni in collaborazione proprio con ASPI e che attualmente coinvolge sul territorio nazionale tantissime scuole. Lo scorso anno siamo arrivati a toccare circa 3.000 alunni di classe prima. La caratteristica di questi due progetti, appunto, Aprico è un progetto già consolidato che si è avviato all'interno delle scuole, che ha ritrovato una risposta molto importante nelle situazioni in cui è stato proposto e quindi che ci ha gratificato rispetto all'impegno che ci si è messo nell'elaborazione. Il progetto Per Contare, che vuole essere un progetto per l'individuazione precoce delle difficoltà nell'ambito matematico, ancora è a livello sperimentale, sarà illustrato proprio qui, o forse lo è già stato, in un altro seminario, quindi non mi dilungo perché è comunque ancora in divenire. Entrambi questi progetti hanno, a mio parere, il merito di affiancare, oltre alla cosiddetta somministrazione o comunque alla proposta di prove standardizzate per i bambini, hanno il merito di affiancare a questo, da una parte, la formazione per i docenti relativa alle due aree della lingua e della matematica e dall'altra quella di aver creato anche un software per il potenziamento individualizzato dei singoli alunni che vengono individuati in difficoltà, e sottolineo la parola difficoltà senza aggiungere altro, perché è comunque, è proprio perché la proposta attualmente in essere, che è quella di Aprico, si ferma alla fine della classe prima, non è possibile assolutamente pensare se non in questi termini, e comunque non è compito della scuola quello di definire delle diagnosi di disturbi. Questi progetti servono soltanto per dare degli strumenti alla scuola, degli strumenti che possono servire agli insegnanti per osservare i propri alunni in quelle
discipline che maggiormente sono collegate a futuri possibili disturbi, ma come tale vengono definiti soltanto dal settore della sanità a seguito dell'invio. Ecco, l'altra attività rivolta alla scuola, come dicevo prima, è il libro AIDE, ma il professore ve ne ha già parlato ampiamente, quindi assolutamente non mi dilungo. I dopo scuola, no, torni indietro per cortesia. I dopo scuola, anche questi sono, è un'esperienza avviata in questo anno scolastico, coinvolge 5 scuole italiane in 5 province diverse, presso istituti scolastici sono stati istituiti questi momenti appunto di dopo scuola con un numero abbastanza limitato di alunni che lavorano nel contesto scolastico per far che cosa? Per sviluppare appunto la loro autonomia nello studio e per riuscire a trovare delle strategie che possano essere utili all'integrazione di questi alunni, che chiaramente sono alunni dalla terza classe in poi e quindi sono alunni già con diagnosi. Questa esperienza è partita a ottobre del 2012 e si concluderà a maggio del 2013 per un totale di 144 ore assolutamente gratuite per le famiglie, perché il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La gestione di questa attività è stata affidata ai cosiddetti tutor dell'apprendimento, che sono docenti che hanno seguito un corso di formazione appositamente creato per loro e che dovrebbero in un qualche modo creare una rete tra scuola, servizio sanitario e famiglia, proprio perché come dicevo prima l'obiettivo fondamentale di questo progetto è quello di fare in modo che dopo il superamento delle difficoltà che l'attività pomeridiana può permettere al ragazzo di raggiungere, vuole anche avere lo scopo appunto dell'integrazione più possibile funzionale all'interno del contesto scolastico. Okay. Qualche minuto. Sì, finito. Allora, l'altra esperienza sono i campus, ne abbiamo sviluppati tantissimi in questi ultimi anni, alcuni con il finanziamento della Telecom, altri in autonomia da parte dell'associazione e sono esperienze residenziali, di solito si svolgono durante il periodo estivo, raggruppano ragazzi che vanno dalla quinta classe della scuola primaria alla terza classe della secondaria di primo grado e sono esperienze di tipo prettamente scolastico, cioè l'obiettivo è quello di far vivere a questi ragazzi, come dire, un momento di successo proprio in quelle attività scolastiche dove di solito si sentono deficitari. Rispetto un po' agli obiettivi dell'associazione, ci tengo a precisare che queste esperienze permettono anche alle famiglie di fare un percorso che aiuti i propri figli a raggiungere quella autonomia che il campus si prefigge. Vado pure. Ecco, l'ultima esperienza messa in atto proprio nel settembre scorso è questa nuova dei campus universitari, cioè che con il coinvolgimento di studenti universitari che a Savona si sono ritrovati per una settimana proprio per capire come effettivamente possono affrontare gli studi universitari e per capire anche quegli aspetti della normativa che salvaguarda in qualche modo la loro esperienza di lavoro, di studio. Ecco, per quel che riguarda invece le attività rivolte ai docenti, il progetto Scuola di Dislessia e in particolare la piattaforma online sul sito dell'ANSAS rivolta a tutti i docenti referenti di ogni ordine e grado, il bando che abbiamo emanato insieme al Ministero per la progettazione da parte delle scuole di progetti che appunto vadano nella direzione dell'innovazione didattica, abbiamo avuto quasi 900 progetti e di questi ne sono stati finanziati 50 che relazioneranno la loro esperienza per la creazione poi di una documentazione futura che ci permetterà poi di diffondere queste pratiche. E infine le attività che l'associazione svolge rispetto ai suoi componenti, quindi attività formative sugli strumenti rivolte sia
ai genitori sia ai formatori. La faccio velocissima, vado pure, perché se devo... Volevo finire solo, vado pure avanti, con questa lettera che ho ricevuto, con questi mail che ho ricevuto proprio questa settimana, perché comunque mi sembra un dato di realtà che, nonostante il contesto in cui ci troviamo, dà modo di capire come all'interno della scuola ci siano delle situazioni quasi di schizofrenia, chiamiamola, cioè da una parte le esperienze, gli eventi come questo che ci mostrano le eccellenze che si riescono a realizzare nella scuola, dall'altra un insegnante che comunque io non vedo cioè in maniera negativa questa comunicazione, questo chiarimento, perché comunque solo l'inizio, il buonasera, ci fa capire che è un insegnante che dopo una giornata di lavoro si è messa lì e ha cercato una risposta ai suoi dubbi, e questi dubbi in un qualche modo vanno chiariti. La direzione è quella giusta, forse abbiamo ancora però tanto da lavorare. Vi ringrazio.